E siamo allo sport, alla pallavolo, torna al successo la rinascita Lago Negro che batte per 3-7-1 Mondovì e può ancora così evitare di chiudere all'ultimo posto il campionato di A2. Il servizio di Antonio Coronato. Facce distese, sorrisi, 5 scambiati in panchina. Sono scene che in una stagione dovrebbero ripetersi più o meno frequentemente, ma che in casa Lagonegro mancavano da tanto tempo. La quarta vittoria stagionale del sestetto biancorosso non cambierà le sorti di una stagione travagliata, ma testimonia che i lucani sono ancora vivi e nelle ultime 4 gare di regular season possono ancora centrare l'unico obiettivo rimasto loro, evitare l'ultimo posto in classifica. Impresa possibile anche perché a perdere 3 punti a Villa d'Agri sono i piemontesi del Mondovì, ora penultimi con un vantaggio di 4 punti sulla Cave del Sole, ma una partita in più. Confortati da un primo set sempre condotto e conquistato 25-20, gli uomini di casa rallentano bruscamente al cambio di campo, subiscono le iniziative degli azzurri e mostrano un cedimento preoccupante. Mondovì impatta sul 25-16 e i dirigenti della rinascita temono di rivedere un film già visto troppe volte. Le cose però cambiano. Tubertini lascia in panchina uno spento Turin per un brillante scuffia e dopo un avvio incerto la Cave del Sole torna a macinare punti. Un muro efficace e diverse soluzioni di gioco vincenti permettono ai lucani di ritornare in vantaggio nel conto dei set, grazie a un terzo parziale chiuso sul 25-20. La vittoria è vicina e questa volta i biancorossi non se la lasciano scappare. Non è una passeggiata, Mondovì si mantiene in partita fino all'11 pari e cerca anche il sorpasso, ma un grande Vedovotto mantiene alta la pressione sulla difesa avversaria. La squadra lucana chiude sul 25-21 la gara e può finalmente posare al completo per la foto di rito che immortala una vittoria netta.